minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla chiesa di San Pio da Pietrelcina, per raccontarvi quello che accadeva qui a San Giovanni Rotondo, questo straordinario uomo, questo santo apparentemente aspro, ma che comprendeva i desideri, i sentimenti di chi andava da lui, li tollerava, li compativa, sapeva moderare anche con modi bruschi le manifestazioni affettive nei suoi confronti, quando in coloro che aveva rigenerato con il suo sudore, con il suo sangue, notava anche un certo affetto male impostato e a volte anche esagerato. Ecco, il racconto arriva direttamente da padre Marcellino Iasenzaniro, che lo trascrive. E in realtà è, il protagonista è un suo carissimo amico, l'ingegner Cremonini, che veniva cacciato dal confessionale tantissime volte. Era ormai stanco e si confidava con padre Marcellino. Ma un bel giorno, dopo l'ennesima confessione, venne assolto. Addirittura padre Pio lo abbracciò. Al termine della confessione, l'ingegnere volle salutare padre Pio, riposizionandosi all'interno del percorso che lui faceva. Padre Pio, passando, lo guarda e gli dice: «Io certi musi non li voglio vedere due volte durante la giornata». E gli sbatte la porta della sacrestia in faccia all'ingegner Cremonini. Beh, ci viene da sorridere. Però c'è una spiegazione a tutto questo. Padre Marcellino racconta che il suo caro amico, in lacrime, si ritrovò fuori dalla chiesa, sul sagrato della chiesa, e non ci poteva pensare a quello che era accaduto. Qui, pur non conoscendolo, lo avvicinò il dottor Sanguinetti e, dopo aver saputo di questo suo dispiacere e di questo suo pianto, gli propose di andare insieme a padre Pio nella cella in clausura, nella cella numero 5. E padre Pio spiegò questo suo atteggiamento. «Caro ingegnere», disse padre Pio, «io ti ho trattato così perché sentivo il bisogno di impormi una penitenza. Stavo godendo troppo di questo tuo ritorno alla chiesa, di questa tua conversione, come se ci fosse del merito mio, ma in realtà non è così». La risposta che aveva convinto poi l'ingegner Cremonini non era piaciuta però a padre Marcellino. Un pomeriggio c'era appunto l'ingegnere, c'era padre Pio, il dottor Sanguinetti e c'era anche padre Marcellino Iasenzaniro. L'ingegner Cremonini, scherzando sulla confessione e sulla sua prima assoluzione, ecco, si ritornava su quell'episodio e c'erano fragorose risate da parte degli astanti. Ma subito padre Marcellino, che non era d'accordo con quell'atteggiamento di padre Pio, disse: «Ma padre, ma lei con la scusa di mortificare il suo amor proprio ha fatto piangere questo povero disgraziato, ma perché?» Padre Pio aveva letto negli occhi i dubbi sulla legittimità del suo comportamento e completò la spiegazione di quel suo atteggiamento. «Anche lui», disse padre Pio, «doveva capire bene che più che figlio mio, quel giorno era diventato figlio della Chiesa. Non doveva correre dietro me in chiesetta, ma doveva andare dinanzi a Gesù sacramentato».